Ciao ragazzi, sono sempre io Tuccio Lorenzo, qui su Tuccio TV e oggi siamo qui per recensire un'altra energy drink particolare. Molti dicono, ma perché non porti la Monster piuttosto che la Burn, ma porti solo bevande sconosciute che si trovano solo al capo del mondo? Beh, in realtà questa volta vi porterò un energy drink abbastanza nota, però che comunque non si trova molto in giro. Stiamo parlando della Leopard. Molti sicuramente diranno: ma questa bevanda qua, girando nei negozi, dov'è che la reperisco? Infatti non si trova dappertutto. Io di fortuna sono riuscito a prenderla al Bennett, ma non vale per tutto il resto dei supermercati, infatti non è molto diffusa. Ma se voi andate a cercare Leopard Energy Drink oppure Leopard Motorsport, vi usciranno ragazzi tutti i vari sponsor che l'azienda di questa bevanda applica sui veicoli, sulle motociclette o comunque quando fanno le gare, no? Magari quelle di MotoGP o comunque le gare monomarca dove ci sono appunto tutte le auto in pista, vengono applicati gli sponsor. Insieme a quelli della Red Bull, della Monster, ci sono anche quelli della Leopard, quindi non è una bevanda poi così poco nota, comunque si conosce, viene sponsorizzata in tanti modi. Certo, magari qua in Italia è poco nota, diciamo, però magari all'estero questa bevanda ha un gran successone rispetto alle altre, diciamo. Quindi ragazzi, che dire, dobbiamo come sempre visionare la lattina e poi ovviamente assaggiare la bevanda. Ragazzi, questa è la nostra lattina di Leopard. Come potete vedere, ha un design veramente semplice, non ha chissà qual design complicato, però nella sua semplicità devo dire che è carina, cioè a me piace. Lo sfondo tutto verde acqua proprio, e questa O gigante che credo sia il marchio, no? Il logo della bevanda, proprio questa O qui. Un po' schiacciata, un po' ovale che sembra quasi uno zero più che una O. E qua vediamo scritto Leopard Natural. Natural perché a quanto capito è una bevanda del tutto naturale, ha ingredienti naturali, infatti se leggete qua 100% ingredienti naturali. Sul retro ci spiega anche i gusti, attenzione, qua parla di pera, lime, ginger, maca e cardamom, che non ho idea di cosa sia, però comunque sarà un frutto, boh, un seme. Qua dice che è senza zucchero e qua indica appunto, qua c'è scritto vegani, quindi credo che sia una bevanda anche per vegani. Qua c'è anche il sito internet, la bevanda è da 250 ml, sul retro troviamo tutti i vari ingredienti, i valori nutrizionali caso mai vi interessassero. Ebbene, direi di provarla perché questa bevanda, boh, non so quanti in Italia l'abbiano assaggiata, perché è veramente raro trovarla qui. Ragazzi, apriamo questa bevanda e scopriamo se ha il classico colore di tutte o seppure ci nasconde qualche sorpresa. Allora, non c'è molto da dire riguardo al colore, che comunque è il classico giallo che caratterizza tutte le energy drink, appunto di tipo classico, normale, perché se prendiamo una Monster, una Red Bull, una Burn, proprio dal gusto classico, ha appunto questo colore, se non uguale, simile. È molto intenso, devo dire, un colore veramente, veramente accentuato. E niente, ci resta solo da fare una cosa, assaggiarla. Ragazzi, questa è la Leopard. Vediamo se veramente, come dicono tanti, è in grado di tenere testa alla Red Bull. Perché molti dicono che sia addirittura migliore della Red Bull. Sta a noi scoprirlo. La provo.
Che dire ragazzi, questa bevanda non ha un sapore molto intenso, ma in compenso devo dire che è molto vario. Mi spiego meglio, un sapore vario significa che appunto varia di tanti gusti, non ha un solo retrogusto, come tante bevande, no? Che sono caratterizzate dal classico sapore e poi c'hanno tutti i vari retrogusti, come per esempio quella al cocco, quella al caramello. Questa invece è un mix tra lime, tra ginger, davvero non si riesce a distinguere i vari sapori con facilità, o comunque li si sentono in bocca e piano piano si comincia a capire da che cosa è composta, comunque gli ingredienti che vedevamo scritti sul retro. Però comunque davvero questo mix di ingredienti mischiati insieme così sono veramente ottimi, cioè non è male. Poi anche a livello di frizzantezza non è poi così frizzante, proprio come piace a me. Diciamo che potevano andare a giocare di più sul fatto dell'intensità dei sapori, potevano renderla magari più intensa, ma a me piace comunque, non è affatto male, anzi è un'ottima bevanda, si distingue totalmente dalle classiche, perché pur essendo una energy drink, che l'apparenza anche dal colore sembra come tutte le altre, in realtà il colore, diciamo, non fa, appunto, non mostra la realtà, infatti in realtà è totalmente differente, c'è cioè un sapore tutto nuovo. Quindi ragazzi, che dire? Passiamo ai saluti finali. Ragazzi, sono veramente veramente stupito, non mi aspettavo una bevanda dal sapore unico, ma veramente unico, con la U maiuscola. Perché ragazzi, io appena ho aperto la bevanda, appena ci ho versato il contenuto del bicchiere, ho detto che palle, avrà il classico sapore. In realtà ha un sapore totalmente diverso, vi consiglio di provarla. Se non riuscite a reperirla, magari nei negozi, nei supermercati, cercatela online che a pochissimo tempo, se vi piace, potete prenderla anche all'ingrosso, perciò vi costa meno e ne avete appunto tanta. Quindi ragazzi, che dire? Io concludo qui questo video. Se vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, consigliatemi altre energy drink da portare sul canale. Noi ci becchiamo al prossimo video da Tuccio TV. Ciao!